Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla Minecraft. Sì, sulla Minecraft, sulla Maullocraft, signori miei. Allora, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Maullo941, di più su Instagram, però su Facebook lo utilizzo poco. E poi se volete sostenere questo povero omino di Minecraft e andare avanti con qualche donazione tramite PayPal, trovate anche in descrizione il link per poterle fare. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok ragazzi, allora l'ultima volta ci eravamo lasciati in una situazione un po' di marmellata, ovvero che ero morto perché ero stato, avevo picchiato dei pigmen, avevo fatto un macello, apparentemente eravamo morti male. Ho chiuso il video in quel momento perché stavano scendendo tutti i santi, ma ho... A mente fredda sono tornato praticamente nel Nether, mi sono recuperato, sono riuscito a recuperare tutta quanta la mia roba e off camera ho trovato delle altre casse che mi hanno dato degli altri oggetti, qualche, se non sbaglio, qualche altro diamante, una bardatura in diamante anche per cavallo, e cerca che ti ricerca, gira che ti rigira, ho trovato il nostro portale, signori miei, finalmente sono riuscito a trovarlo. Gira che ti rigira, cerca che ti ricerca, ho trovato il nostro portale che ci riporterà nell'overworld. Quindi, la missione di oggi, signori miei, è tornare a casa. Quindi attraversiamo il bellissimo portale che ci porta in un mondo sano, buono e tranquillo, signori miei. Ok, ci siamo. Ora che io ricordo, infatti, qui vicino c'era un villaggio. È giorno, quindi per fortuna non avremo mostri che ci attaccano male. Quindi andiamo a saccheggiare, prima cosa da fare, andiamo a saccheggiare questo villaggio. Se dovessi riuscire a trovare... Che c'è qua sotto? Bello, Narnia. Se dovessi riuscire a trovare delle carote, raga... Sarebbe il jackpot. Allora, una cassa. Cosa c'è in questa cassa? Smeraldi, mele, piante. Allora, gli smeraldi me li porto, signori miei. Gli smeraldi me li porto e li lascio nelle rite. Le mele, sinceramente, non mi servono. Perché sento dei mostri? Perché stanno a scappare tutti? Allora, per aperti chiari, amicizia lunga, mi servono delle carote, signori miei. Quindi non mi fate fare viaggi inutili. C'è una pecora. Va bene, pecorella mia, fatti la tua bella passeggiata, non rompere le scatole a me. Salve, buongiorno, salve. Dobbiamo saccheggiarlo velocemente questo villaggio, raga. Sono volato via, ma non ci sta niente lì, no. Allora andiamoci, dai, vediamo se troviamo qualcosa interessante. Qua ci sta qualcosa, raga, dimmi che sono carote. Carote! Sì, sono carote, signori miei, grande così, saccheggiamo le carote. No, una sola carota, questi sono semi. Queste sono carote, però. Le carote le riconosco. Le carote me le sto portando, zio. Agricoltore, mi dispiace, rimanete senza carote. Ma a me servono le carote. Bella così, altro obiettivo completato, raga. Ora, se riuscissi anche a trovare... Oh, i piccignaccoli, che sei carino! Vai a scuola impara a studiare. Non stiamo trovando niente di interessante. Cioè, a parte le carote, raga, un villaggio inutile. Non ci sono queste cose, però me le porto. Ce l'ho lo spazio per portarmi... Queste di qua, che posso mollare? Bella domanda, mollo la terra, mi porto il fieno. E questo poi mi torna utile per le mie mucche, raga. È sempre fieno interessante. Vediamo di trovare qualche altra cosa. Ma perché non hanno casse in questo villaggio? Ma porca paletta ambriaca. Un gatto! No, i gatti no, raga, i gatti no. Dovremmo portarci pure un gatto. Dovremmo portarci, riuscire ad addomesticare un gatto. Mamma che prospetto brutto che ha fatto zio, mamma mia che casa brutta, salve. Non ci stanno casse in questo villaggio, raga. Riesci a uscire dalla porta, non è difficile, ok. Non ci stanno casse in questo villaggio, signori miei. Vi comunico ufficialmente che abbiamo trovato l'unico villaggio senza casse, praticamente. Niente, raga, non abbiamo trovato niente di che. Abbiamo comunque trovato le carote, che per noi sono essenziali. Ora, se non ricordo male, dov'era il portale? Il portale era in questa direzione di qua, se non sbaglio. E dovrebbe essere là sotto il portale, può essere? Comunque, se non ricordo male, ora prendiamoci le coordinate di casa nostra. Dove sta andando? Non lo so. Prendiamo le coordinate di casa nostra. Il sole intanto sta tramontando. Questa cosa non è per niente buona. Quindi facciamo una cosa. Io dormo, sfrutto l'occasione per dormire in questo villaggio. Dopodiché guardo le coordinate e inizio a far strada per tornare verso casa, signori miei. Ok ragazzoli, noi abbiamo dormito. La direzione che dobbiamo tenere per cercare di tornare a casa è questa, perché ho guardato le coordinate e la direzione per tornare verso casa è questa di qua. Quindi iniziamo la strada verso il ritorno, perché siamo a circa 2000 blocchi di distanza, quindi sarà abbastanza lungo come viaggio. Io spero durante il tragitto di riuscire a trovare qualcosa di interessante.
Almeno vediamo di portarci qualche altra cosa a casa e non solo le carote, comunque tutto il materiale che abbiamo trovato nel Nether. Vediamo se riusciamo a trovare qualche altra cosa di interessante nella strada per tornare nella nostra dimora. Riesci a farmi salire, zio? Ok, dai. Dai così. Oh, deserto. Che botta di natiche. Il deserto mi mancava, raga. Il deserto mi mancava. Raga, ho messo le coordinate per farvi vedere che noi siamo a X2095, stiamo rapidamente scendendo, e a Z-1172. 1172. Noi dobbiamo arrivare a X-97, quindi mi è passata una zanzara davanti alla faccia, e a Z-192, raga, quindi la strada è molto lunga. Cos'è quella cosa? Cazzarola è quella cosa, raga? Scusate, levi un attimo le coordinate. Cosa cazzarola è, raga? No, spettacolo, un portale distrutto. Ma è bellissimo, non l'avevo mai visto, raga. Fantastico, c'è anche una chest. Dai, ossidiana, ossidiana, una mela d'oro. Che lasciamo questo, ok, questo ce l'abbiamo, maledizione del legame e della selce che non ci serve a niente. Ma bellissimo! Ma questo cos'è? Me lo porto pure. Che cos'è questo blocco? Abbiamo preso un qualcosa. Chi ha tagliato una cipolla? Ma di che stiamo a parlare? Nuove ricette raggiunte. Ho dovuto buttare le frecce, raga, perché non mi c'entra più niente nell'inventario. Qui abbiamo addirittura un blocco d'oro che potrebbe tornarci utile, ma al posto di che cosa? Al posto di che cosa? No, questa mi serviva, mannaggia. Cosa buttiamo? Buttiamo il grano, raga, ma chi se ne frega del grano? Dai, così. Non sapevo minimamente l'esistenza dei portali distrutti. Spettacolo, spettacolo. Riprendiamo il nostro viaggio, raga. Raga, stiamo correndo nel deserto. Ci stiamo avvicinando. Questo video per voi durerà 10 minuti, forse 20, per me sta durando mezz'ora, ma chi me l'ha fatto fare di fare tutta la strada a piedi? Mannaggia a me quando mi vengono queste idee. Dai così, raga, dai, 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 siamo ancora lontani, ma ci siamo lontani ma vicini, siamo lontani ma vicini, signori miei. Là c'è qualcosa che sta andando a fuoco. Forse sta andando a fuoco la foresta, ma noi non facciamo caso, non ci facciamo completamente caso. Tiriamo dritto per la nostra strada e tante cose belle a tutti. Ciao, belle pecorelle. Anch'io ho a casa tante belle pecorelle. Spero un giorno di poter tornare. Cosa si affaccia davanti ai miei occhi, raga? Cosa si sta affacciando davanti ai miei occhi? Le vines, signori miei, le vines ci mancano. Le vines ce le dobbiamo portare a casa. Bello così! Ma questi alberi noi non ce li abbiamo? Non ce li abbiamo noi questi alberi, raga? I bambù! I bambù! I bam 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 bum bum bam 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 bam
bugga, dobbiamo tornare a prendere i pappagalli. Allora, fermi tutti, che è una carancaciara. Allora, buttiamo. Cosa possiamo buttare, signori miei? Buttiamo. Allora, mi metti a terra un attimo la crafting table, grazie, gentilissimo. Facciamo un attimino di qualcosa di utile praticamente in questo video. Mi pigli le pepite, mi fai tutti quanti gli ingotti, le altre pepite le butti, va, fai un bagno. Perfetto, questi li metti qua, 13, riusciamo a farci dei blocchi, 4 blocchi, niente, quindi non conviene, raga, però abbiamo recuperato lo spazio delle pepite. Allora, abbiamo recuperato lo spazio delle pepite, cos'altro possiamo buttare? Possiamo buttare del legno che non ci può servire a nulla, buttiamo questo legno, sì, no, buttiamo questo che è di meno. Ciao legno, ciao. Ora dobbiamo fare una cesoia. Perfetto, bella così, ste pepite me le butti, grazie, gentilissimo. Recuperiamo un attimo la crafting table che però mi serve, grazie. Recuperiamo la crafting table, ok. E recuperiamo le vines, signori miei. Me l'hai presa? Mannaggia, ste pepite. E butta ste pepite. Me l'ha presa le vines? No, dove stanno? Butta la fornace. Ok, siamo riusciti a prendere le vines, dai, raccogli, raccogli, raga, che queste ci servono per abbellire il mondo. Ci servono per abbellire il mondo. Recupera, recupera, recupera. Recupera, zio. Dobbiamo recuperare anche i bambù, raga. Pigliamone qualcuna, non troppe. Uno stack, direi. No, sto scherzando, uno stack ovviamente no. Però pigliamone qualcuna perché, ripeto, queste ci servono. Queste ora poi faremo alla farm a casa, 15. Facciamo magari 20, dai, magari 20.
Andiamo verso il bambù che dobbiamo recuperare pure quello. Dobbiamo recuperare pure il bambù. Quante ne abbiamo prese? 21, 21, 22. Ok, 22 vines mi possono bastare. Recuperiamo il bambù, signori miei, importantissimo questo bambù. Dai, così, e il bambù ce l'abbiamo pure, il bambù ce l'abbiamo pure. Se riuscissi a prenderlo, però, mamma mia, troppe cose abbiamo. Cosa posso buttare? Cosa posso buttare? Cosa posso buttare? Buttiamo questo che non ci serve a nulla e buttiamo anche questo che non ci serve manco questo a nulla. Allontaniamoci, se no ci rientra nuovamente nell'inventario. Sta calando la notte, che cosa bella, che cosa ottima, oserei dire. Ottimo, ottimo. Va bene, continuiamo a camminare, raga. Continuiamo a camminare. Dovremmo anche cercare di prendere questi alberi. Questi alberi ci mancano, ma non c'ho troppe cose nell'inventario, raga. Sappiamo benissimo che se seguiamo la strada del portale possiamo venire a recuperare questi alberi. Questi alberi. Vediamo di riprendere le coordinate di casa, raga, che mi sa che mi sono perso un attimo. Ok, di qua ci siamo e di qua ci siamo. Sì, quindi la strada che dobbiamo seguire è questa di qua. No, no, il cioccolato, raga, il cioccolato. Il cioccolato sta calando la notte, raga. Il cioccolato sta calando la notte. Posso prenderlo questo? I semi di cacao, perfetto, raga, abbiamo fatto jackpot. E allora ci serve per forza questo legno. Dobbiamo portarci a casa questo legno, raga, perché sennò, guarda quanto bel cioccolato per noi. Possiamo fare le pecore marroni, raga, possiamo fare le pecore marroni, che cosa bellissima. Possiamo fare le pecore marroni. Dobbiamo recuperare questo legno, raga, sennò il cioccolato mo non cresce. Dai così, intanto tu recupero il più possibile. Allora, come lo recupero io questo legno? Buttando via questo, ovvio. È tanto facile la cosa. Recuperiamo questo legno di qua. Però perché devo recuperare giusto quello vicino come si chiama, alla lava che praticamente mi fa esplodere tutto. Ok, recuperiamo questo legno di qua. Non mi darà mai l'alberello, però va bene, perché senza questo albero particolare noi non riusciamo a far crescere, a poter avere la farm di cioccolato praticamente, di semi di cioccolato. I semi di cioccolato. Tutto questo noi non abbiamo neanche un letto, quindi tra un poco qui arriverà il mondo di mostri che verrà a ucciderci. Ok, abbiamo distrutto questo. Vediamo se riusciamo a recuperare pure tutto questo ambaradan di qua. Ok. E se lui mi dovesse droppare un alberello, per me sarebbe la fine del mondo. Ragazzuoli, io sono stato praticamente tutta la notte qui a cercare di recuperare alberi e alberoscelli, ma ne ho recuperati solamente 4. E detto questo, facciamo una cosa: io continuo la strada per ritornare a casa. Se dovessi trovare qualcosa di interessante, come abbiamo trovato ora, lungo il percorso, farò nuovamente qualche altra clip. Se no, ci vediamo direttamente quando sono arrivato a casa, perché qui la cosa si protratta un poco troppo. Non posso dividere il video in due parti perché non avrebbe senso. Vediamo di riuscire a tornare a casa sani e salvi. La strada è questa di qua, sì? Sì, la strada è giusta, raga, la strada è giusta. Vediamo se riusciamo a trovare. Se riusciamo a tornare a casa sani e salvi, raga. Ragazzoli, guardate cosa ho trovato lungo il tragitto di ritorno, le bacche, signori miei. Ci mancavano solo le bacche e abbiamo tutto. Però effettivamente abbiamo l'inventario pieno, come oramai di consueto in questo video. Quindi leviamo le cesoie, che oramai non ci servono più, e recuperiamo le bacche, signori miei. Le bacche, vieni qua, bella bacchetta. Ti riesco a recuperare? Sì, ne abbiamo prese 5, ne abbiamo prese 5, che secondo me ci bastano e ci avanzano per iniziare a farci anche il nostro orticello. Ce n'è qualche altra così in giro per il mondo? No. Ah, là sotto ce n'è qualche altra. Recuperiamo? No, forse sono fiori quelli, sì. Quindi è stata botta di fortuna paurosa aver trovato queste bacche lungo la strada. Sì, quelli sono fiori. Perfetto, allora. Io sono arrivato, raga, a 513, 12, 14, 13, 12. Qual è la strada giusta da seguire? No, di qua, dobbiamo andare di qua. De così, perfetto. Così? Sì, dobbiamo andare in questa direzione. Si sentono mostri in lontananza, ma noi ce ne andiamo velocissimamente. Il meno l'abbiamo superato, sì, perché dovremmo essere a meno 100, dai, perché tutte le difficoltà a me? Meno 192, invece siamo a meno 190, quindi dovremmo anche andare in questa direzione di qua. Quindi facciamo un rapido ritorno indietro e vediamo un attimino. Ci stiamo piano piano avvicinando, raga. Mancano solamente gli ultimi 400 blocchi. Eravamo a 2000, dico, abbiamo fatto un bel po' di strada. Mi ha fatto un bel po' di strada. Qui ci spasciamo le ginocchia male, ma non fa nulla. Dai, 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 mancano semplicemente gli ultimi 400 blocchi. Speriamo di non morire, di non avere imprevisti per la quale, di non dover impegnarci in altre situazioni particolari. Abbiamo fatto un bottino che è pauroso, signori, un bottino che è pauroso. Detto questo, mi faccio questi ultimi 300 blocchi di distanza. Avevo visto il vuoto dietro di me, raga, avevo visto il vuoto sotto di me. Comunque, oh, bacche.
Bacche, bacche, vieni con me, bacca. Dai, prossimo video, raga, ci sistemiamo il mondo. Ci sistemiamo il mondo che deve venire uno spettacolo. Ci facciamo l'orticello di carote, ci facciamo l'orticello di bacche, ci mettiamo le canne da i bambù, ci piantiamo i semi di cioccolato per farci le varie alberelli, e ci prendiamo pure l'albero di cioccolato praticamente. Spettacolo, aspetta, prossimo episodio, raga. Andiamo di costruzione, esplorazione basta. Tre episodi di esplorazione penso che bastino. Raga, vedo delle isole sospese là sopra che sono molto familiari. Quelle isole sospese là sopra sono molto familiari. Queste mucche, se non sbaglio, sono anch'esse familiari. Dovremmo essere dietro casa nostra, secondo un'antica leggenda. Secondo una leggenda molto antica, dovremmo essere dietro casa nostra. Sì, infatti, là c'è il sentiero che porta alla fame di scheletri, signori miei. Vi comunico che siamo riusciti a tornare a casa, signori miei, ce l'abbiamo fatta, siamo vivi. La spedizione del Nether è andata a buon fine, la spedizione del Nether è a buon fine, siamo tornati a casa. Dov'è il mio Lillo? Lillo, sei ancora vivo? Sì, Lillo è vivo, leviamo le coordinate, non c'è più il rischio di perdermi. Mangiamo una costoletta per festeggiare il nostro ritorno a casa. Signori miei, l'unica cosa di sicuro, prima che dovesse fondersi il computer, voglio lasciare le due teste di Wither, perché un'altra l'ho recuperato off camera qui, bellissima, nel nostro inventario, quello importante. Detto questo, signori miei, io per questo video vi ringrazio. Nel prossimo faremo tantissime cose carine, ci sistemeremo un sacco di cose nel nostro mondo. Non voglio vedermi le mutande. Ok, detto questo, ragazzuoli, abbiamo un inventario pieno che la prossima volta ci sistemeremo e abbelleremo il nostro mondo. Detto questo, ragazzuoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui nel canale per un prossimo video. Bella, raga, ciao.